Giancarlo Turchetti, è arrivata questa richiesta ufficiale alla Regione Lazio per un incontro, per affrontare una volta per tutte quella che è la transizione energetica del nostro territorio, in particolare della centrale di Torre Valdarica Nord e quella di Montalto. Perché questa decisione? Perché questa decisione è importante? Perché la regione di fatto ancora non si è espressa da questo punto di vista, non ha fornito la sua idea in maniera pubblica. Si parla all'interno, ma di fatto ancora non si sa quello che la regione decide di fare per Civitavecchia e per Montalto. Qual è la sua idea sulla transizione energetica? Diciamo così. Abbiamo fatto questa richiesta alla regione perché comunque la regione ha fatto degli incontri, dei seminari dove non sono state invitate le organizzazioni sindacali. L'ha fatto Marietta Tidei prima, l'ha fatto poi Leonori, parlando appunto di transizione energetica, e noi crediamo che la transizione energetica, siccome che si parla di sviluppo, si parla di sviluppo, nello sviluppo il lavoro deve essere presente. E quindi crediamo che, siccome che si parla anche di lavoro, le parti sociali debbano essere chiamate a dire la loro in questi tavoli, cosa che non è successa, e quindi abbiamo fatto una richiesta ufficiale unitariamente, quindi CGIL, CISL, UIL regionali, a Leonori per fare questo tavolo e per capire qual è la posizione sulla transizione energetica da parte della Regione Lazio. Sviluppo, ambiente e lavoro, questi i tre aspetti che avete sottolineato nel comunicato, appunto, che avete inviato alla Regione. Cosa vi aspettate, Turchetti, da questo incontro? Chiarezza? Ma soprattutto chiarezza, cosa che fino adesso non c'è stata, perché di fatto no, tu sai benissimo, essendo di Civitavecchia, insomma, che c'è un fermento intorno a questa transizione energetica, no? C'è una cittadinanza che comunque è contro il gas, le associazioni, organizzazioni, anche organizzazioni datoriali, cioè ci sono comunque un bel gruppo di persone che sono contrarie a formare questa centrale a gas. Di fatto noi vogliamo sapere quello che pensa la Regione su questo, anche perché le indicazioni da parte dell'Europa sono molto chiari. Ci dicono che bisogna cambiare il PNIEC perché il PNIEC nostro è vecchio, non è adeguato a quelli che sono i parametri europei, e quindi comunque noi crediamo che in questo momento possiamo dare una svolta a Civitavecchia da questo punto di vista. Potremmo rendere veramente Civitavecchia la prima città green d'Italia.